si presenta da me un uomo che, nonostante la giovane età, non ha ancora 40 anni, è già direttore di un reparto centrale di una grande azienda. Sebbene il suo lavoro gli imponga costantemente di prendere decisioni difficili, nella vita extralavorativa dice di essere un eterno indeciso, che si tratti di quale film guardare al cinema con la compagna, decidere se mangiare pizza o sushi, o scegliere cosa fare durante i weekend. Non riesce mai a prendere una decisione con facilità. Spesso, anzi, delega la decisione agli amici o alla partner, con il risultato che lui si sente scontento e loro, paradossalmente, frustrati o indispettiti da una persona che non vuole mai dire cosa gli va bene e cosa no. Una delle tecniche che preferisco usare in situazioni come queste, di cui questa cosa ovviamente è una condensazione, è la tecnica della monetina, o almeno la chiamo così. Testa. L'ho letta, non ricordo in quale libro, forse un libro di Bandler e Grinder o forse di Giorgio Nardone, però rimane decisamente una delle tecniche, a mio parere, più efficaci in queste situazioni. In pratica, molto semplicemente, quello che si chiede alla persona è di lanciare una monetina tutte le volte in cui si troverà di fronte a una decisione. Se viene testa, deve prendere la decisione A, se viene croce, la decisione B. Oppure, in alternativa, se viene testa dovrà dire di sì, se viene croce dovrà dire di no. Insomma, la si adatta a seconda della situazione. Sembra banale, però nella mia esperienza è una tecnica che, pur nella sua semplicità, in un'altissima percentuale di casi riesce ad aiutare anche gli indecisi cronici. Quello che avviene nella mia esperienza sono tre possibili esiti. In un caso, di fronte a una nuova decisione da prendere, la persona afferra la moneta e non la lancia. Semplicemente si rende conto che preferisce prendere una decisione in prima persona piuttosto che affidarla al caso. Nel secondo caso la persona lancia la monetina, però fa il contrario, o meglio, vedendo il risultato si rende conto di quale fosse la decisione che voleva prendere realmente, e se questa non concorda con l'esito della monetina, semplicemente lo ignora. E infine c'è chi lancia la monetina, segue pedissequamente ciò che questa le indica, fino a che non si rende conto che è molto meglio scegliere di testa propria, magari prima passando per un periodo in cui fa come la persona dell'esempio precedente. Da buon aderente al movimento epistemologico del costruttivismo radicale, sono lungi dal poter dare una spiegazione univoca sul funzionamento di questa tecnica, però se dovessi dare una di quelle che per me funziona di più è il fatto che il lancio della monetina, da un lato, spezza la soluzione tentata fino a quel momento alla persona, cioè ragionare, 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 ragionare senza passare mai all'azione. E dall'altro pone le basi per un apprendimento che permette di affidarsi sempre più a processi di decisione veloci, più vicini al sistema 1, forse direbbe Kahneman, e di apprendere che le conseguenze di una decisione sbagliata non sono poi così terribili. Se vuoi provare questa tecnica con i tuoi clienti, ti consiglio inoltre di fare un'altra cosa, cioè di caricarla suggestivamente in modo da darle un alto valore che di fatto poi ha e non di sminuirla. Io, ad esempio, spesso l'anticipo diversi minuti prima di darla, dicendo qualcosa come tra poco ti insegno la tecnica per liberarti dall'indecisione o cose di questo genere. Generalmente consegno io la monetina al paziente anziché lasciargli usare una delle sue. Ci sono persone che a distanza di anni mi hanno scritto un'email o mandato un messaggio dicendomi che conservano ancora la mia moneta e che ogni tanto in periodi di indecisione gli basta pensarci per sciogliere la matassa. Insomma, è una delle mie tecniche preferite, forse proprio per via della sua semplicità. Sono convinto poi che possa essere di grande aiuto per molti clienti con cui gli psicologi si trovano a lavorare. Naturalmente, non devi credermi sulla parola, provala, vedi come funziona, adattala alla situazione specifica che ti trovi di fronte. La decisione aspetta a te.